Per Bari e Juventus obiettivo un posto in Europa. I tifosi chiedono a Fascetti di restare. Il tecnico, che probabilmente rimarrà, schiera tre punte. La Juve in piena emergenza presenta l'inedito tandem offensivo Henry Amoruso. E subito il Bari che si porta in avanti da Zambrotta a Osmanowski. Contatto con Montero, non interviene l'arbitro Boggi. Replica la Juventus, Henry mette in movimento Davids, il cross dell'olandese, ma Amoruso non riesce a raggiungere la palla. Sempre la Juve in fase offensiva con questo tiro a volo di Tacchinardi che termina di poco alto. Ancelotti guarda Zambrotta che il prossimo anno giocherà nella Juventus, bel numero del giocatore del Bari che viene steso da Tudor che ovviamente è ammonito dall'arbitro Boggi. Il Bari ancora in avanti, sempre con Zambotta che rimette al centro, Montero manda in angolo. Tenta Marcolini dalla distanza, non crea problemi a Rampulla. E poi è Henry che mette al centro la palla ad Amoruso che non riesce a coordinarsi per la conclusione a rete. Salva Anderson, il migliore del Bari. Cross di Marcolini per Masinga, ma Tudor riesce con eleganza ad allontanare la palla. Con le immagini passiamo al secondo tempo, ancora Henry sulla sinistra, il cross respinge Mancini, Amoruso va alla conclusione, ancora il portiere del Bari bravissimo, allontana De Rosa. Entra Fonseca al posto di Pessotto e mette subito in movimento Conte che tocca di testa ma non si fa sorprendere Mancini. Tiene il campo bene il Bari che replica con Giorgetti, è entrato al posto di Guerrero, il tiro termina sul fondo. Sempre il Bari in vantaggio numerico in questa azione, da Olivares a Masinga che tenta il tiro, contrariato Fascetti, Masinga avrebbe potuto servire sulla destra Madsen. E poi al 37esimo il gol della Juventus, punizione di Fonseca, grande intervento di Mancini su Tudor, poi Tudor ancora rimette al centro per Conte ed è un altro gol decisivo per questo capitano coraggioso della Juventus. Abbracciato dai compagni di squadra, rivediamo il gol di Conte, la punizione di Fonseca, l'intervento di Mancini sul colpo di testa di Tudor che rimette al centro e Conte mette in gol. Hanno protestato i giocatori del Bari sostenendo che Tudor sul secondo colpo di testa avesse rimesso la palla in campo quando aveva già superato la linea di fondo, ma per l'arbitro Boggi il gol è stato regolare. Dunque una Juventus decisa a conquistare tre punti importanti per un posto in Coppa UEFA. E una Juventus che ha tenuto il campo con grande autorità contro un Bari che ha dimostrato ancora una volta una buona organizzazione di gioco. Indubbiamente rimane un po' di amarezza al Bari che voleva congedarsi dal proprio pubblico con un risultato positivo, ma rimane sempre lo splendido campionato disputato dalla formazione di Fascetti che, ripetiamo, probabilmente rimarrà anche nel prossimo anno. La linea a Galeazzi.